Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in compagnia del signor Dennis. Ciao Dennis. Buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi è domenica, quindi abbiate pietà su eventuali, eventuali cose strane che vedrete. Tipo un incrocio tra un culo, un ippopotamo e un maiale. Ma questi sono riferimenti casuali che non. E per la prima volta in questo video il signor Dennis non sarà censurato, perché come state leggendo in questo istante andiamo a provare Makulu Linux, nome in codice Loditz, una cosa di queste. L'ho trovata casualmente su DistroWatch, ho detto ma sì, facciamoci del male, roviniamoci. No, era Lindox. Bravo. Praticamente è Linux pulito con... Io ti dedico... Lasciamo stare... Ti dedico un applauso se lo trovo nel mio Stream Deck. Eccolo qua. Sì, è Lindox, nome in codice, la parola Makulu deriva dallo Zulu. Quindi una parola sostanzialmente africana, significa forza o qualcosa del genere, la metterò in post-produzione. Qui nel frattempo si sta avviando, spero che VirtualBox si decida a funzionare. E nulla ragazzi, tra l'altro questa distribuzione si avvia in verbose mode, quindi molto molto user friendly, come vedete. No, perché sai, una persona che magari è poco esperta di computer si vede questa roba qui, dice ma che è successo qui? qui la censura oramai volano a pioggia. Nel frattempo si sta avviando, io vi spammo i miei link Telegram e Instagram. Vi ricordo anche che il buon Dennis è titolare della ditta Tech Developer, ve la lascio qui sotto in descrizione, anche il canale Instagram. Allora, qui ci chiede di fare l'accesso per gli utenti meno esperti. Il nome utente è ovviamente Makulu. Ok, non l'ho messo io, ragazzi. Ma che login molto... Ok. Ecco, è molto veloce. È molto veloce a comparire. La password, io invito il signor Dennis a indovinare, ovviamente è Makulu. Pensavo fosse una falsa. No, sbagliavo io. Allora, ovviamente ho scritto in modo non corretto, quindi Makulu è Makulu. Sbagliato, mi sa. No, credo stavolta di averlo digitato correttamente. Ci mette troppo tempo. Ma cosa deve fare qua? Cosa sta facendo qua? Tu sei sempre abituato a PC Linux, che salutiamo per sempre nei nostri cuori. Allora, PC Linux è un letame, ma questo veramente come sta? Ma si è piantato? Credo di sì, ma... Sì, sì. Fai macchine reset e riproviamo, dai, riproviamo a far lanciare questo... No, ma sta lavorando, te lo garantisco io, eccolo qua, vedi. Bisogna dargli il tempo. Ma dov'è il desktop environment qui? No, ora parte. Io ho già provato off camera. No, stanno partendo qualcos'altro. Ci sono due che stanno partendo. Però. Non diciamo terminologie, ma qui non vedo niente. Per favore. Qui siamo in wait mode. Calma, che ora parte. Allora, qui siamo in wait mode, noi sta aspettando un comando. Dobbiamo lanciare, no, sa che devi lanciare tu, Sì, devi lanciarlo tu dalla finestra. Ti dico di devi no. Lanciare tu. Ti dico di no, è totalmente autonomo, è come un diesel, deve riscaldare le candelette e poi... Ho capito, ma quanto ci mette? Qua è partito, tanti ragazzi non avranno visto nulla di questo scempio, perché io... bisogna mostrare. Devi documentare. No, devi documentare tutto. Assolutamente, il nostro dolore resta privato, signor Dennis. No, il nostro dolore resta pubblico. No, non resta pubblico, perché è domenica, tutti siamo più buoni, abbiamo superato la Pasqua, siamo ancora... appunto, io però devo solo soffrire, io però devo soffrire anche la squadra. Certo, io nel video non mi ricordo neanche quale, ho fatto vedere una piccola clip di me che soffrivo, ecco, quello di Arch Linux, mentre che installavo... Ecco, allora soffriranno anche gli amici che guarderanno questo video. Certo, io ora con la magia del Ctrl F, vado a metterlo a tutto schermo, eccolo. Posso qua. Dire che questo sfondo mi fa venire voglia di vomitare? No, a me questo sfondo ricorda un vecchissimo sfondo di Windows XP. A parte gli scherzi, ragazzi, questo è Makulu, abbiamo anche... Windows XP ha le colline, che è molto bello. No, è uno sfondo, tra l'altro... è uno sfondo che io trovavo alternativo per XP. Questo è praticamente la schermata di benvenuto, dove ci può anche
portare. Posso dire che non ci capisco lo stadio, perché proprio, cioè, tutto unito, cioè non è neanche diviso per categorie, è tutto unito, YouTube, Twitter, Facebook, oltretutto, un po' di notizie, un po' di forum. Oltretutto io vorrei sottolineare che già si è... Voglio bloccato. La live chat, clicca live chat, voglio vedere come funziona la live chat. Voglio contattare in diretta non ci siamo live capiti chat. Non ci siamo capiti, si è bloccato. Io ho fatto click qui, come vedi. Si è spappolato, ma poco importa, di questa è la bellezza della diretta. Sì, ok, esplodi, andiamo direttamente a installare questa fantastica distribuzione, perché non penso ci sia molto da dire. Ok, allora qui, ma perché va tutto quanto con ritardo? Non lo so, avrà i suoi tempi tecnici, ripeto, non c'è il buon capitano a darci una mano. Qui nel frattempo si è aperto Google Chrome. Allora, vuoi partire con l'installazione? Ma sì, facciamoci del male, no, ragazzi. Vi ricordo appunto... Sì, guarda, sai, abbiamo cliccato Live Installer, ci deve chiedere giustamente la conferma, che sai, ci deve chiedere se siamo sicuri oppure no. Certo. Nel frattempo qui ha aperto il wiki con i suoi tempi, ragazzi, cioè non dovete aspettarvi una velocità fulminea come quella di... Ma cosa serve? Cioè, ragazzi, dire che è lento è assurdo. Io ho dato 4 giga a questa macchina virtuale, anche perché non intendo provarlo su PC reale, perché è uno scempio, e 2 core di CPU. Scusa, ma c'era nella foto sul sito, c'era il rombo. Il rombo dell'animazione. Fai al tab, per favore, vediamo un po' questo... Io non mi vorrei fare del male. Mi fai al tab? Vediamo un po'. No, ma siamo in macchina virtuale, quindi... No, dobbiamo fare... Allora, non c'è. Qui... Vabbè, chiudiamo il Google Chrome, ok, questo è il classico installer di Ubuntu che può piacere o non piacere. Allora, andiamo avanti, non credo che qui si sia sacrificato il Calamaro installatore, che salutiamo, ciao Calamaro. E qui vabbè, le impostazioni le lasciamo di base, io per sicurezza stavolta voglio mettere la tastiera in siciliano, picciotti. Vi ricordo di guardare il video dedicato a Gimpuzzo, perché vieni a piglia a casa, come si dice in palermitano. Ovviamente il buon Dennis non ha capito una mazza. Andiamo a formattare qui. Se non guardate il video, vi viene a trovare a casa, giusto? Io qua come nome utente metto Maculu, perché non voglio mettere il mio nome, restiamo anonimi. No, devi mettere culo. Devi mettere culo. No, devi mettere culo. Allora. Devi mettere culo. Lo faccio per culo. Voi, dicevano gli antichi YouTuber. Ok, installa. Come vedete, è disponibile anche il CD. Per chi non lo sa, va a sfruttare Cinnamon. Come vedete qui, il pannello è quello. Oltretutto, gli sviluppatori si vantano che hanno messo praticamente diversi temi a disposizione, se non erro una 15. E allora, qui sta installando, il signor Dennis oramai è uscito fuori di scena. Io non lo so, io sto guardando... Perché c'è la schermata dell'installazione gigante e l'immaginetta minuscola? Ah no, io ti invito... Se fare un'immagine un po' più grande, no. Ti invito a osservare qui che ci dà l'uso della CPU, che praticamente è quasi full, anzi poco fa era in full. Su 4 giga di RAM già occupiamo quasi 2 giga, senza far nulla, attenzione, per ora si sta installando. Ma prima materialmente era già massacrato con un... No, neanche clip. Installando, sta creando il file system. Vabbè, sì, non sta neanche installando la distro. Adesso voglio vedere cosa succede quando installa. Non oso immaginare, dico. Io nel frattempo vi faccio assaggiare un attimino quello che, anche se già è esploso, io ho fatto click, va bene. Allora, questa è la fantastica grafica, il signor Dennis si astiene da ogni commento, anche perché poi il numero di tagli presente in questo video sarà assurdo. E qui vediamo la versione di Cinnamon, che è la 4.8.2, Linux kernel 5.8, vabbè, quello generico, e poi vabbè, le informazioni di VirtualBox. E qui abbiamo guadagnato 2% in più. No, è proprio... Non si muove, è proprio fermo. È proprio piantato, a parte poi questo tema che mi ricorda quello di Vista, già mi fa sentire male, ma neanche il buon Vista girava così male come questo, sinceramente. Qui le risorse, diciamo che scorrono copiose, già siamo a quasi 2 giga di RAM. Qui le immaginette... Ma io mi chiedo,
cosa sta facendo in questo momento un installer? Sono curioso, oltre a rompere il pinoio, cosa sta facendo di altro? Purtroppo voi non sentite le bellissime parole che sta spendendo il signor Dennis in favore di questa distribuzione, ma non ho neanche possibilità di farvele sentire perché il canale verrebbe chiuso all'istante. E poi stavo dicendo che non ho neanche la possibilità di mostrarvi i dettagli, perché di solito ci danno la possibilità di sbirciare, ma qui non... No, ma forse perché è meglio non sapere i dettagli, è meglio che nascondiamo quello che facciamo, perché devo dire assolutamente di sì. Io qui farò un piccolo taglio perché ci sta stando veramente tantissimo. E più poi... che piccolo, facciamo un taglio di un'ora. Cioè, nel senso che secondo me facciamo in tempo a. Sì. Diciamo che posso benissimo sospendere la registrazione e riprendere successivamente, perché penso che sia la migliore soluzione alla fine. Noi nel frattempo parliamo di quello che ci pare, tanto qui lui va tranquillo e beato con la CPU quasi impazzita, 55, 90, non sa più a quale frequenza andare, la RAM è costante. Vi faccio notare che già sono trascorsi 12 minuti, in realtà molti di più perché già registriamo da quasi 20 minuti e siamo al 21%, quindi io inizierei a dire che PC Linux tutto sommato... Ma c'ha senso installarlo sto coso qui? Possiamo anche far senza? Ma io ti dirò, faccio a nulla, ce la gustiamo in live, tanto farà... Perché la mia vita è più importante di questa, recamaio, quindi... Allora, innanzitutto, vediamo velocemente a questo punto cosa offre. Vabbè, Google Chrome, stranamente loro si affidano a Google Chrome, non lo apro perché ci sta uno sproposito. E poi, vabbè, i classici programmi che troviamo... Bene o male anche in Ubuntu, penso che già Ubuntu sia superiore, anzi leviamo il penso. Qui abbiamo, vabbè, il portale che vi ho fatto vedere, il Software Center, sono curioso, facciamo un click per farci del male, anche se penso che era questo, quello più che altro è il gestore dei pacchetti, quindi questo lo annulliamo. Allora, qua abbiamo il Software Center, che è quello di Ubuntu, palesemente, vediamo. Cioè, ma scusami, ma... Sì, 3.36. Ma perché cosa? Ma è un lentume. Vabbè, praticamente è un Ubuntu con Cinnamon come desktop environment e poi la è un Ubuntu in cui ci hanno fatto delle brutte cose dentro. Sì, che è meglio non dirlo in questo video. Che hanno fatto del male, sì, senza ombra di dubbio. E praticamente una volta fatto queste brutte cose l'hanno pubblicato con... Ragazzi, i punti di forza di questa distribuzione, a detta anche qui delle news, sono i temi che hanno inserito. Ma ci sono anche le news! Sì, abbiamo le news, attenzione. Voglio vedere quanto siano vecchie queste news, perché io voglio proprio vedere. Io sto cercando di selezionare il tema, ma non ma succede nulla. Punti, ma in questa distribuzione c'è un qualcosa di positivo? Non lo so. Io sto vedendo solo le tame. Comunque, non seleziona nulla. Io direi che per questo brevissimo video, ma intenso, è tutto. Anche perché il buon Dennis ha terminato la pazienza. Io vi invito a provare anche voi Maculu Linux. Nel frattempo, non so se avete notato, ha cambiato il tema totalmente a random. Ha cambiato perché hai cliccato tu, ha cliccato lui. Cercavo di scegliere in vano un tema, ma non lo applicava. Poi ho fatto click in modo compulsivo e comunque l'ha applicato. Forse di cliccare l'ha applicato. Come vedi cambia, ma cambia alla fine il colore. Ecco, mettiamo questo rosa per concludere. In bellezza, con i suoi tempi, lo va a digerire, diciamo, eccolo qua, e cambia sostanzialmente il tema dei colori e le icone. Nulla, ragazzi. Ma cosa cambia pure? Ma che è sto schifo? Vabbè, ma cos'è? Questo. Nulla, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo abominio, questo video. Questo era Maculu Linux, nome in codice Lindoz, non scaricatelo assolutamente, link in descrizione del buon Dennis di Tech Developer, link ai miei canali Telegram, la pagina dedicata agli abbonamenti, qui sopra vedete i ringraziamenti appunto agli abbonati, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao a tutti, ragazzi, ciao! Mom.